Sono Pino Rosti, faccio parte della consulta comunale di referimento. Nella consulta abbiamo esaminato il carcere. Credo che nessuno sappia il parere che è stato dato perché vedo che non viene riportato. Sono state dette delle cose che prima cosa sul mercato. Sul mercato è stato detto in un luogo storico, un luogo che è cominciato nel 1200, poi nel 1600 ed è diventato quello che era un oggetto importante per Milano, forse un mercato, come diceva la signora prima, non è proprio la destinazione d'uso principale, forse un punto culturale di ricordo del sistema della vita, della storia di Milano, quello che è stato fatto a Milano, forse sarebbe un pelino museo. Però il mercato è lì dal 1700. Quella porta, lei sa perché? Perché come quella era la porta della esattamente, quella ce l'ha fatta la Minore, ma prima c'era la porta lo stesso. E allora quello è il luogo dove sempre c'è stato il mercato del nostro, perché non si passava il dazio e non si pagava il dazio. Per cui il mercato lì c'è dal 1700. Sì, era solo di spostamento, non tanto di eliminazione, no? Poi c'era un discorso sul ponte. Sul ponte si era detto che quello era lato sud è stato negativo, perché se questo è un porto devono girare le parti. Se c'è un ponte, tra l'altro c'era stato presentato un ponte galleggiante in un primo tempo, probabilmente se cambiava il progetto e quindi è diverso. Però se c'è un porto le parti devono poter girare, devono poter galleggiare, sono le parti che devono stare ferme anche per manutenzione, per fare cose. Quindi tutto il bacino è utile, quindi c'è un problema di ricambio di acqua. Nella zona dove adesso c'è il Bovino, a nord, dove prima era la Rolona, c'era un ricambio d'acqua dato da Rolona o da Porta di Arena. Adesso sono acque ferme, per cui l'acqua del Maglio Grande che entra e che esce dal Rio Pavese non va a ricambiare le acque a nord. Non c'è nulla che porti un approvvigionamento di acque fresche in quella zona. Quindi si prevede un discorso di imputridimento delle acque. Credo che questo sia da esaminare. Direi che queste erano le principali cose che sono diventate, notiamo che chiaramente prima c'erano piccole cose che abbiamo detto, ma direi che va bene. Erano queste le principali cose. Giusto, bravo, sono dimenticato. A proposito della Coca del 400, si era proposto un imbocco, che dovrebbe essere strutturato, almeno un imbocco più strutturato, più razionale, cioè non solo un accenno, ma un minimo di ponte che poi in futuro, quando si potrà fare, la Coca di Viarenda sia già pronto per l'innesto della Coca. Quindi ci deve essere una protezione di quello che è stato trovato nel 400, adesso un minimo di serietà e di illustrazione a chi va lì, di che cos'è quell'oggetto. E poi una struttura che già passi sotto il carriere d'annunzio e sia pronta per l'innesto della struttura Coca di Viarenda, sperando che non si resta fatto. Grazie. Scusate, io do un signore da una vita. Io chiedevo soltanto, visto che si sta cambiando completamente la viabilità della zona 24 marzo, via